Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. È stato presentato ieri il calendario della nuova Serie A che prenderà il via il prossimo 22 agosto. I campioni d'Italia della Juventus debutteranno in casa contro l'Udinese prima di far visita alla Roma nel big match della seconda giornata, mentre il Torino all'esordio sarà impegnato sul terreno del neopromosso Frosinone. La Sampdoria ospiterà la prima partita nella massima serie del Carpi, mentre il Genoa sarà di scena a Palermo. Nell'undicesima giornata è in programma il derby della Mole, andata il 1 novembre allo Stadium, ritorno il 20 marzo all'Olimpico. Il derby della Lanterna invece si disputerà nel penultimo turno, il 6 gennaio e l'8 maggio. I bianconeri intanto si preparano in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la Supercoppa italiana contro la Lazio, che si giocherà l'8 agosto a Shanghai, in Cina. Il tecnico Allegri dovrà fare a meno dell'infortunato Barzagli, per lui stop di 20 giorni a causa di una lesione di primo grado all'adduttore. In dubbio Fernando Llorente, vittima di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Sul fronte mercato intanto continuano le trattative per Julian Draxler dello Schalke 04. Il club tedesco tramite un tweet ha fatto sapere di aver respinto un'offerta presentata dalla Juve, ma la trattativa continua, come ha dichiarato il direttore sportivo Marotta, senza fretta da parte del club bianconero, che nel frattempo sta valutando altre soluzioni, vedi alle voci Götze, Isco e Cuadrado. Domani la squadra di Allegri sarà impegnata nella seconda amichevole stagionale contro Lechia Danzica. Tornerà a disposizione Khedira, mentre oggi Leonardo Bonucci ha messo la propria firma sul rinnovo del contratto con la Juve fino al 2020. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Parco acquatico Lavagello, vi aspettiamo a Castelletto d'Orba. Troverete un incredibile multi-race foam a quattro corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con sette scivoli. Per i più temerari, Black Hole e Rapid River. Attrazioni per adulti e per bambini per un'estate all'insegna del divertimento e del relax. Il Parco acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba,